Buongiorno ragazzuoli, buongiorno a tutti. Io meno male che ho preso il vizio di fare i video il giorno dopo, perché a caldo direi cose che poi mi pentirei. Comunque, a me le dichiarazioni iniziali di Calvo mi hanno fatto passare la voglia pure di guardare la partita, ma la guardi lo stesso. Siamo malati, perché alla fine la Juventus, per il tifoso, la squadra del cuore è una malattia, e quindi le partite le guardiamo uguali. Ma io non posso sentire un dirigente che dice è stata fatta un'ingiustizia ma è acqua passata. Che vuol dire è stata fatta un'ingiustizia ma è acqua passata? Non ha nessun senso questa frase qua. Se tu credi che è stata fatta l'ingiustizia, combatti per avere giustizia. Non è acqua passata, sarà acqua passata per te, sarà acqua passata per te che non sei juventino, perché uno che parla così non è juventino. Come di juventini nella nostra proprietà non ce ne manca un grammo. Avessero un grammo di juventinità che ho io, questi qua, se li mangerebbero vivi. Niente, questi non gliene frega un cazzo della Juventus, zero. Però la notte, come si dice, porta consiglio. Quindi vi sgancio la bomba. Se ne è parlato tante volte, ragazzi, della cessione della Juventus, eccetera, eccetera, eccetera. L'unica cosa che mi fa pensare positivo è che questi vogliono liberarsi da pendenze giudiziarie, anche sulla questione stipendi, eccetera, eccetera, per poter vendere delle quote societarie ad altri e fare costruire la squadra ad altri dall'anno prossimo. E la notizia c'è: ci sono 4-5 società selezionate da JP Morgan che vorrebbero entrare nel peccato societario della Juventus e pigliare il pacchetto di maggioranza, comunque, per poter gestire la situazione sportiva della Juve. L'unica cosa che mi fa pensare in questo momento che uno non si difende assolutamente è che, siccome si dovevano liberare di contratti onerosi, si dovevano liberare di questo allenatore e la nuova proprietà, chiamiamola così, vorrà avere le mani libere per fare un progetto, spero con della gente capace e con della gente juventina al comando, ha dettato, tra parentesi, queste condizioni all'attuale proprietà: liberateci dalle pendenze che avete creato, non ne vogliamo sapere di quelle cose lì, dateci una società linda e pulita che poi ce la gestiamo noi. È l'unica speranza, ragazzi. La notizia c'è di un forte interessamento di Amazon, eccetera, 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 per entrare nel pacchetto di maggioranza della Juventus. Quindi aspettiamo e vediamo. Se così non fosse, vabbè, anche se così fosse, ragazzi, io comunque li schiferò lo stesso a vita, perché non ci hanno difeso nel 2006 e non ci stanno difendendo adesso, e questo io non me lo scorderò mai. Buona giornata, ragazzi, vi lascio un abbraccio e forza Juve sempre.